Mister Angeletti, è iniziato purtroppo male il cammino della Century, però secondo me buone note positive, soprattutto dopo i primi 5 minuti avete giocato un gran bel calcio. Ma diciamo che sapevamo che era comunque difficile, le ridotte dimensioni del campo che purtroppo penalizzeranno tutti, non c'è storia. Abbiamo avuto 3 occasioni al primo tempo passive nei primi 3 minuti, ci hanno un po' penalizzato, chiaramente partire dopo 3 minuti sul 3-0 diventa difficile. Però l'abbiamo giocata senza problemi, abbiamo preso 2 volte i legni delle porte, uno al primo e uno al secondo tempo. Possesso palla mi sembra che 80% noi e 20% loro. 2 rigori nettissimi con l'arbitro a 1 metro purtroppo, ma ci sta. Lo sapevamo che era difficile, peccato perché quei 3 minuti ci hanno penalizzato poi per tutta la partita. Al di là di questa sconfitta, secondo me comunque ottime note positive da parte soprattutto di Gaito, autore di una tripletta, ma diciamo che tutti quanti sono ben espressi. Sì, diciamo sono soddisfatto per l'impegno dei ragazzi, anche se abbiamo ancora tante sbavature, però ci può stare in una prima gara, magari sentite per gli ex, insomma molti erano ex, quindi c'era un po' di... ma va bene così. Non soddisfatto solo per i 3 punti persi, però nel complesso, specialmente nel secondo tempo, la squadra è cresciuta, ha giocato... pazienza, insomma, ci sta nel calcio. Raffaele Palluzzi, presidente del Ceriara, un ottimo esordio, un grande inizio, soprattutto i primi 5 minuti di fuoco, siete entrati in campo con l'approccio giusto? Sì, abbiamo preparato la partita con molta concentrazione durante la settimana, siamo entrati in campo con il piglio giusto, abbiamo dimostrato che siamo una bella squadra attrezzata per vincere il campionato, ma soprattutto faccio i complimenti dopo i miei ragazzi, ai ragazzi del Latina che hanno dimostrato che anche loro possono tranquillamente lottare per la vittoria del campionato. Poi ho sentito prima che si lamentavano degli arbitraggi, ma si sa, purtroppo sarà sempre così da adesso alla fine. Comunque faccio in bocca al lupo agli amici del Latina e complimenti alla mia squadra. Andrea Palluzzi, mister del Ceriara, un inizio fragoroso, soprattutto i primi minuti sono stati la chiave del successo. Sì, sono contento per i ragazzi, abbiamo deciso nello spogliatoio di partire, di spingere per attaccare le squadre di Tonino che ci conosciamo da una vita, sappiamo che fanno loro questo tipo di gioco e quindi abbiamo deciso di attaccare con la stessa tattica, è andata bene. Complimenti ai ragazzi, un complimento sempre a Torino e alle sue squadre, anche se perché siamo tutti amici alla fine in campo. Un saluto particolare io lo voglio fare a Marco De Renzi e lui sa il perché. Il presidente si è sbilanciato sulle vostre ambizioni, puntate decisamente a vincere il campionato? Dopo che ci siamo salvati. Enrico Pasquali Coluzzi per Mondo Futsal TV.